Si parla di verità assoluta e verità raccontata dai mass media al Liceo Genovesi di Napoli. Due generazioni hanno dato vita a un confronto sul tema, allargato poi alla libertà di stampa e alle nuove frontiere dell'informazione, promosso nell'ambito della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. A stimolare la curiosità degli studenti dello storico liceo classico di Piazza del Gesù, il filosofo Aldo Masullo, il direttore del TG3 della RAI, Bianca Berlinguer, l'arcivescovo Crescenzio Siepe e il direttore dell'ANSA Napoli, Alfonso Di Leva. La figura del giornalista moderno come veicolo di verità, l'argomento più trattato. La più bersagliata dalle domande dei ragazzi, il direttore del TG3, chiamato a rispondere in particolare sulle differenze tra giornalismo attraverso la carta stampata e le TV a quello veicolato attraverso social network e altre moderne forme di comunicazione. Le nuove generazioni, come dire, seguono molto meno la televisione rispetto a come potevano seguirla un tempo e comunicano attraverso i social network. Mi sembra una cosa, come dire, abbastanza inevitabile. Quindi da questo punto di vista poi insomma non sarà facile per le televisioni, perlomeno per i telegiornali, come si, generalisti, riuscire a recuperare l'informazione giovanile che invece si sta organizzando in un altro modo. Telespettatore giovane, anche i telegiornali cercare di fare un tipo di informazione che raccolga più anche l'interesse dei giovani, ma questo non è solo un problema dell'informazione, credo sia proprio un problema della società italiana. Per il filosofo napoletano Aldo Masullo, il problema dell'informazione nel nostro paese non riguarda però solo la libertà del giornalista. Avremmo bisogno di editori, perché secondo me in Italia editori non ce ne sono. Ed è chiaro che se non ci sono editori, i giornalisti non possono avere degli editori, hanno soltanto dei padroni politici.